stata ancora una volta la folla a caratterizzare le cosiddette visite di calore, cioè l'omaggio che fedeli, familiari, amici o anche semplici sconosciuti hanno reso dopo il concistoro ai 19 cardinali appena creati da Papa Francesco. Era stato lo stesso pontefice, nella lettera ai porporati designati nel gennaio scorso, a sottolineare come il cardinalato non significhi una promozione, né un onere, né una decorazione, semplicemente è un servizio che esige di ampliare lo sguardo e allargare il cuore. E questo hanno ripetuto i neocardinali a chi ha reso loro visita in aula Paolo VI e nelle sale regia e ducale del Palazzo Apostolico, il cardinale Riccardo Ezzati Andrello, arcivescovo di Santiago del Cile. Nella lettera che lui ci ha inviato il giorno dopo della nostra nomina, mette in rilievo quello che i cardinali siamo chiamati ad offrire al ministero del successore di Pietro, di Papa Francesco. Una collaborazione umile, ma allo stesso tempo efficace. E allora il mio programma anche di vita, e penso anche di tutti gli altri cardinali, a partire da oggi, sarà propriamente questo: essere semplici, umili, ma efficaci collaboratori della missione del Papa, che è la missione di annunciare Gesù Cristo, di farlo presente in questo tempo, perché siano molti, come dice il documento di Aparecida in America Latina, che siano molti quelli che diventino discepoli del Signore e allo stesso tempo anche suoi collaboratori e suoi missionari. Sulla stessa linea il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia, Città della Pieve. Il Santo Padre con chiarezza nella lettera ha detto che non è un privilegio, non è un onore, non è un vanto, è un servizio alla Chiesa, e questo va veramente ribadito. Ma sono contento perché il Signore si è chinato su una delle regioni più piccole d'Italia. Certo, significativa, perché è la terra di San Benedetto e di Francesco. Ho detto: Padre Santo, noi in 10 anni abbiamo dato il nome a 2 papi, a Benedetto e a Francesco. Sono molto contento per Perugia e per l'Umbria, e direi che spero che veramente anche questa sia un'occasione di evangelizzazione per la mia gente. Prima del concistoro per la creazione dei nuovi cardinali, il Papa aveva presieduto nell'aula nuova del Sinodo il concistoro straordinario sulla famiglia in vista del prossimo Sinodo dei Vescovi dedicato al tema, in programma in ottobre. La famiglia oggi è disprezzata e maltrattata. E quello che ci è chiesto è di riconoscere quanto è bello, vero e buono formare una famiglia, essere famiglia oggi, quanto è indispensabile questo per la vita del mondo, per il futuro dell'umanità. Ci viene chiesto di mettere in evidenza il luminoso piano di Dio sulla famiglia e aiutare i coniugi a viverlo con gioia nella loro esistenza, accompagnandoli in tante difficoltà e anche con una pastorale intelligente, coraggiosa e piena d'amore. Come mettere in pratica allora le sollecitazioni del Papa? Il cardinale filippino Luis Antonio Tagle, arcivescovo di Manila, sarà con i cardinali Van Trua e Damasceno Assis presidente del prossimo sinodo. Quando ho sentito la descrizione presentata dai cardinali provenienti dall'Europa, dagli Stati Uniti, da alcuni provenienti da Africa e Asia, ho rilevato quanto le condizioni siano articolate e complesse. Pertanto ritengo sia necessario accogliere l'invito del Santo Padre ad offrire una risposta pastorale intelligente. Dobbiamo studiare la situazione non soltanto dal punto di vista sociologico, ma anche rifarci alla grande tradizione della Chiesa nei suoi vari aspetti, da quello delle scritture, della Bibbia, alla saggezza proveniente dall'Oriente, dalle Chiese orientali, nonché rivedere lo sviluppo del diritto canonico e della legislazione. Da tutta questa ricchissima tradizione potremo forse ricavare nuove prospettive per interpretare la situazione che viviamo, ma è vero che c'è necessità di uno studio serio, non solo intellettuale, quanto applicato alle varie e diverse condizioni odierne.